con Luigi Lazzari del Trapani Texas Hold'em. Ciao Luigi. Ciao. Com'è andata? Beh, diciamo che è stata un'esperienza bellissima. Intanto come associazione che abbiamo creato questo gruppo da poco, tramite l'amico Fausto che ci ha portato qui abbastanza numerosi, perché eravamo una dozzina di giocatori che venivamo da Trapani, ed è la prima volta che, almeno per quanto mi riguarda, che partecipo a questa organizzazione dello Shark Bay. E devo dirti che avendo provato anche altre organizzazioni, ci siamo trovati veramente bene, perché comunque Massimo è stato abbastanza carino, il torneo è andato bene, le strutture dei tornei sono state molto buone, diciamo, quindi una bella esperienza. In più in una splendida location. A parte, insomma, che poi l'albergo Perla si presta per tutto questo, insomma, per il giocatore è l'ideale. Senti, nello specifico come è andato questo torneo? Ma guarda, io diciamo che siamo arrivati noi mercoledì, abbiamo partecipato allo startup e abbiamo avuto un discreto risultato, comunque non andando in ITM. Abbiamo avuto un giocatore solo che ha fatto il tavolo finale, che è Salvatore Favara, e quindi soddisfatti. Poi chiaramente puntavamo tutti al main, ci siamo presentati, come ti dicevo prima, in massa sia al D1A che al D1B. E devo dire che pensi che siamo arrivati in 24 il primo giorno, 24 giocatori, il secondo giorno 45, in tutto 69, abbiamo portato 6 giocatori della Trapani Texas Hold'em. Quindi il 10%. Esatto, sì. Quindi un buon risultato. Un bel risultato. Com'era il tuo tavolo? Che aria hai respirato? Era piacevole? Era più chiuso? Come... No, guarda, ti posso dire che tra l'altro il primo giorno dopo un certo momento hanno chiuso anche i tavoli, quindi non avevi proprio un punto di riferimento per tutta la giornata dei giocatori. I giocatori andavano e venivano e quindi chiaramente hai visto un po' di tutto, perché comunque in questo torneo abbiamo visto anche la partecipazione di giocatori che sicuramente sono dei professionisti, facevano parte della Room Bet che a quanto pare li ha presentati qui in occasione di questo torneo, quindi diciamo che c'è stato un field abbastanza buono, diciamo. E tu come ti collochi? Che tipo di giocatore sei? Guarda, gli amici mi dicono che sono un giocatore solido, però sono un giocatore che devo dire che ho molta pazienza e cerco di vedere questo gioco non soltanto dal punto di vista tecnico, ma da altri punti di vista, perché ritengo che sia necessario, oltre sotto l'aspetto tecnico, anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto psicologico, che ti permette di poter arrivare fino in fondo. Hai per caso un portafortuna? Ma non è un vero portafortuna, anche perché io in queste cose non ci credo molto, però così, una medaglia dove c'è scritto che io amo questo gioco. E questo quindi è lo spirito giusto, bisogna, è la passione. Infatti, diciamo. No, perché me ne sono innamorato subito e quindi in occasione di un altro torneo c'era questa piccola targhetta, questo piccolo, diciamo, portafortuna, ma che c'era scritto io amo questo gioco, allora mi ha colpito e l'ho comprato e me lo porto sempre dietro quando partecipo ai tornei. Da quanto, diciamo, a quando risale questo amore? Ma guarda, io ho cominciato a giocare dall'anno scorso, sì, però mi sono subito innamorato e ho cercato subito di mirare al live, perché è una cosa che amo tanto rispetto all'online, e ho cercato di partecipare a più eventi possibili nel corso della stagione 2010 e anche quest'anno, dove qualche piccola bandierina, insomma, l'abbiamo messa dentro. Vuoi salutare qualcuno in particolare da casa? Guarda, un saluto particolare a tutti gli amici che amano questo gioco. Spero che attraverso questa nostra partecipazione a questo evento tutti i giocatori che amano questo gioco, e a Trapani ce ne sono tanti, che possono avere il modo di avvicinarsi a questa nuova associazione che, ti ripeto, è da poco che abbiamo creato. Va bene, allora io con questo messaggio chiuderei, ti ringrazio, spero di poterti intervistare anche magari grazie ai buoni, insomma, con un'altra bandierina. Grazie a te. Grazie, ciao. Luigi, ciao.